Andrea Carini e Marco Jason Fantini alla mia sinistra. Allora, lui penso sia uno dei massimi esponenti in Italia del Zap Sit & Go, e lui uno dei massimi esponenti del Sit & Go 6 Max. Ok, siamo a un bel po' di mesi dall'introduzione del cash in Italia e vorrei capire il vostro adattamento nell'uno contro uno e nel tavolo da 6. Io avevo già leggermente studiato prima, in questi mesi ho approfondito sempre di più, i risultati li ho ottenuti, ultimamente manca un po' l'action forse, comunque sono comunque soddisfatto. E Marco? Allora, in 6 Max, insomma, dal cash ai sit cambia tantissimo. Ho studiato anch'io prima guardando video, comunque si trova anche molto materiale in rete. Sicuramente sono di due tipologie quasi agli opposti, perché in una giochi tipo il 20-25% delle mani, mentre nell'altra ne giochi pochissimi, soprattutto dei primi livelli, e il post flop è quasi inesistente nei sit & go. Quindi due specialità diverse, però mi sto adattando molto bene, con buoni risultati comunque. Tu eri uno specialista, sei uno specialista dei sit & go six-handed, no? Se non vado errato. Sei leggermente più avvantaggiato dei full ring nel cash, o proprio stiamo parlando proprio di un altro mondo? Sono giochi differenti, sicuramente mi dà una mano, perché giocando anche i sit da 6 max o quelli da 15 comunque si giocava tavoli short hand, quindi l'aggressività comunque era fondamentale. Diciamo che sono due tipi di aggressività diversa. Nel cash, come dicevo prima, il post flop ha molta più importanza, la posizione è fondamentale, mentre nei sit casomai cambia qualcosa, però sicuramente una mano me l'ha data. Andrea, invece per quel che riguarda Let's Up Sit & Go, si dice che tra tutte le discipline dei Sit & Go probabilmente Let's Up è quello che fornisce qualche lettura in più per avvicinarsi al clash, al cash, perché si raccontano più strade anche nel Let's Up. Sì, chiaramente il giocatore di Let's Up Sit & Go gioca tante mani, una percentuale intorno all'80-90% delle mani, quindi deve anche giocarle post flop. In questo può essere leggermente più favorito dall'avvento del cash, perché comunque ha già giocato molto post flop. In ogni caso lo studio del cash va comunque fatto, perché non basta la semplice analisi di un Heads Up Sit & Go per imparare bene a giocare cash. E abbiamo visto che altri specialisti di Heads Up Sit & Go comunque se la stanno abbastanza cavando in six-handed. Ho l'esperienza di appunto del testimonianza di alcuni giocatori. A te come sta andando al momento? Io sto mixando sia Heads Up Cash che Heads Up Sit & Go che 6 Max. Diciamo che a seconda di appunto dell'action che trovo, in Heads Up cash sta andando molto bene, probabilmente dovuto anche alla varianza, sono quasi superiore ai 25 big blind. Zap 6 max cash sono intorno ai 5 big blind, quindi comunque un buon risultato. E Sit & Go sto continuando a grindare, anche se ultimamente l'action è bassa, però sta ritornando ai vecchi volumi, diciamo. Marco? Sto andando, inizialmente è andato un po' così causa varianza, infatti avevo l'all-in V, insomma, che era piuttosto basso rispetto a quanto doveva essere, quindi guadagnavo meno di quello che guadagnavo. Nelle ultime tipo 30-40 mila mani invece sta andando meglio e i risultati iniziano a vedersi con costanza. Ormai il livello comunque non limit 500, non limit 1000, conosco bene gli avversari, anche gli avversari, quelli più bravi un po', mi rispettano. Quindi con l'avvento anche, con questo cash sono anche molti più fish, diciamo, rispetto a quando giocavi Sit & Go, e piano piano insomma si guadagna sempre di più. A livello di varianza voi siete abituati a massare volumi piuttosto alti, quindi ne avete già fatto le spese in passato, vi aspettavate un tale livello di varianza con il cash o avete già fatto il callo a questa? Alla varianza ci ho fatto l'abitudine, ormai sono parecchi anni che gioco i sit e lì la varianza è immensa, insomma, alle volte puoi perdere anche più di centinaia di buy-in nei sit & go, quindi la varianza del cash è anche addirittura leggermente inferiore, quindi non va malissimo, anzi. Personalmente la varianza a me ha inciso molto, soprattutto giocando anche OMA 6 max, 10-20 addirittura, ho avuto anche dei downswing pesanti dovuti a varianza. Diciamo che l'all-in V, per quel che mi riguarda, attualmente è ancora sotto 25.000 euro per quello che dovrei avere. E sono cifre davvero spaventose.
abbastanza normale, Oma.